Con il provvedimento adottato ieri dal Senato, in Italia entro il prossimo 26 aprile 3 milioni e mezzo di automobilisti dovranno indossare le cinture di sicurezza. Questa mattina il sondaggio del nostro telegiornale delle 13.30 ha chiesto ai telespettatori di esprimere il proprio parere. Siete o no favorevoli alle cinture di sicurezza? Finora il 60% degli italiani ha risposto sì. No, è invece la risposta del 40% degli italiani che ci hanno chiamato. Per rispondere comunque c'è tempo fino a domani. Conto alla rovescia per l'operazione cinture di sicurezza, un business di centinaia di miliardi per le aziende che le costruiscono e una spesa in più per 22 milioni di automobilisti, circa 160.000 lire, montaggio compreso, con il rischio però di farsi affibbiare qualche patacca. Attenzione quindi che le cinture che acquisterete siano del tipo omologato. Chi non rispetterà la legge andrà incontro a multe che vanno dalle 60 alle 100.000 lire. Tuttavia sono previste una serie di eccezioni, su cui nei prossimi giorni alcune circolari cercheranno di fare chiarezza. È il caso ad esempio dei seggiolini per i bambini dai 4 ai 10 anni, che diventeranno obbligatori a partire dal 26 ottobre prossimo. Si tratta di protezioni da usare a secondo del peso, dell'altezza e delle fasce di età dei bambini, ma su cui la legge non è proprio chiara, come hanno evidenziato gli esperti intervistati dal nostro telegiornale del mattino. Avere questi seggiolini discriminati per peso e per età mi sembra un po' eccessivo, perché c'è il bambino gracile di 5 anni e c'è il bambino robustissimo di 3 anni. Come avevamo annunciato all'inizio del nostro servizio, sul provvedimento delle cinture di sicurezza si è interessato oggi anche il sondaggio del nostro telegiornale delle 13.30. La domanda era: siete o no favorevoli alle cinture di sicurezza? Se siete favorevoli, telefonate al 3304-355. Se siete contrari, al 3304-377. 06 il prefisso per chi chiama da fuori Roma. Domani vi daremo i risultati definitivi del sondaggio.